Questa serata serve a far conoscere Avis in tutte le sue varie sfaccettature. Naturalmente qui parliamo di bambini perché parliamo di mini olimpiadi. Qui l'Avis premia i bambini che hanno partecipato a questi avvenimenti, insomma, organizzati dalle scuole, naturalmente non da noi, però è per farsi vedere che noi ci siamo. E far conoscere, naturalmente i bambini così piccoli non possono donare, ma ai genitori, alle famiglie, fare capire che Avis c'è e che si interessa alla gente. Al di là della sagra, l'Avis è la protagonista. L'Avis è la protagonista, come sono i protagonisti i nostri bambini delle mini olimpiadi che questa sera verranno premiati. Certo è che l'Avis è una di quelle realtà, non certo a livello territoriale, ma a livello nazionale, di cui una nazione, un paese, una regione, una città non può assolutamente farne a meno. Voi sapete quanto il sangue è importante, il sangue si dona in modo gratuito, il sangue salva vite. Abbiamo il 2 giugno fatto noi la festa della Repubblica, siamo l'unico paese, oltre alla città capoluogo, Ferrara, a fare la festa del 2 giugno, che è l'unica festa nazionale che unisce e non divide, e abbiamo dedicato questa festa proprio all'Avis. Come siete diventati donatrici? Allora, io in realtà è stato alle superiori, tramite la scuola, ero in quarta superiore e gli insegnanti, insomma, sono venuti i ragazzi dell'Avis a presentarci appunto il donare il sangue e ho fatto tutti gli esami, così ho accettato di diventare donatrice. Come ci si sente, soprattutto moralmente, quando si dona sangue? Beh, moralmente penso che sia una cosa positivissima, che tutti dovremmo donare il sangue, ma soprattutto perché per la comunità.